Buon pomeriggio, grazie della partecipazione. Oggi è l'occasione, ci troviamo, diciamo così, per parlare della smart home in generale, in particolare di Ubi Home, che è un prodotto Nice e che riesce chiaramente a integrare tutti quelli che sono i comandi chiaramente di casa in un'ottica smart e quindi in maniera, diciamo così, bidirezionale poter comunicare con tutti questi oggetti all'interno di casa. E anche remotizzarli, ad esempio, collegandoli con internet, eccetera, eccetera, e quindi con gli smartphone, tutti gli oggetti che noi usiamo quotidianamente. E mentre Andrea, penso che lo conoscete, insomma, è il pilastro tecnico di MT, e quindi alla fine sarà lui a presentare il prodotto. Lascio la parola ad Andrea. Appunto, sono Andrea. Allora, oggi andiamo a vedere il sistema. Di Nice può essere gestito da questa centralina. Questo porta chiaramente un ottimo vantaggio nel mondo dell'applicazione di una smart home. Quindi smart home, ovviamente noi stiamo parlando di un sistema di gestione dei dispositivi all'interno di una casa, luci, automazioni, rilevazione, quindi sensori di vario tipo, rilevazione incendio, per dire, rilevazione, allagamento e quant'altro. Ovviamente porta appunto questo mondo a un livello superiore, dove essendo che posso collegarmi con Radio Nice, posso andare a collegarmi a tutte quelle automazioni che posso aver già installato, per dire, e che non potrei magari gestire diversamente. Quindi, appunto, come dicevamo, abbiamo la possibilità di gestire la casa quasi nella totalità, insomma, possiamo gestire tende, luci, automazioni, come abbiamo detto, e specialmente possiamo gestire riscaldamenti, possiamo gestire climatizzazione e anche gli allarmi. Poi vedremo nel dettaglio di cosa parliamo, perché ovviamente è un mondo un po' particolare. Il vantaggio principale del sistema smart home rispetto ai sistemi domotici standard, insomma, è che è un sistema che costa sicuramente meno e dove i moduli si collegano via Wi-Fi, ok? Quindi evitiamo di passare il bus, evitiamo di aggiungere fili in più e ci basta installare il nostro modulino di dimensioni anche molto ridotte, tipo questo smart implant oppure i moduli relay che ho qua. Non riesco a alzarveli troppo, ma per farvi capire le dimensioni, ci stanno tranquillamente nelle 503. Ok, senza necessità appunto di passare cavi aggiuntivi, e grazie al sistema mesh che questi dispositivi creano tra di loro, ho una portata radio che è piuttosto importante, nel senso che la centralina di base mi dichiara un 30 metri di portata, però ogni dispositivo collegato via corrente, quindi non batteria, alla mia centralina mi ripete questo segnale di altri 30 metri. Posso avere un massimo di 4 mesh, quindi sono 120 metri totale, e in più c'è anche da dire che se proprio avessi l'esigenza di coprire delle aree importanti, posso collegare anche altre centraline che mi ripetono di nuovo il segnale. Quindi posso avere una centralina principale e altre centraline collegate in master slave, ok? Collegamento classico. Ops. Allora, differenze principali tra i gateway che ci propone Nice. Allora, abbiamo OnCenter 3, che è la centralina più grossa, quindi ha quattro processori, quindi è molto più potente, ha molta più RAM e è, diciamo, illimitata, chiamiamolo così, nel senso che ha una capacità di calcolo che non mi limita nella totalità dei dispositivi che posso collegare o nella totalità degli scenari che posso fare.
la connessione della centralina Home Center 3 è sia via Wi-Fi che via LAN, quindi cavo, e mentre per Yubi ho invece dei limiti, nel senso che comunque ho un solo processore, ho una RAM un po' più piccola, però diciamo che in rapporto al suo prezzo è un'ottima centralina. Ho un limite che è di 40 dispositivi Z-Wave, 40 dispositivi Nice o Elero, quindi via radio, 40 scenari, una telecamera, 10 quick up e 5 plugin. In una casa media, chiamiamola così, 40 dispositivi sono già tantissimi, ok? Quindi per avere un paragone. Poi dipende sempre dal lavoro che uno deve fare, chiaramente, insomma, bisogna capire anche quello. Avanti. Allora, differenza tra dispositivi Z-Wave e dispositivi BIDI. Voi avete il cataloghetto con i dispositivi BIDI, se non sbaglio, perché sono un po' la novità proposta da Nice, nel senso che sono dispositivi che grazie al sistema radio bidirezionale di Nice ci danno la possibilità di comunicare, quindi di essere comandati e di darci indietro anche uno stato, e possono essere comandati dalle centraline tramite appunto il via radio bidirezionale. Dov'è la fregatura? Diciamo che vanno usati dove si sa dove usarli, nel senso che non permettono una grande personalizzazione, hanno delle funzioni molto basiche e diciamo che la cosa buona che hanno è che possono essere abbinati direttamente con i telecomandi Nice. Io prendo un dispositivo BIDI, lo collego al telecomando come fosse la vecchia TT2N, la vecchia TT2L della Nice, comunica senza bisogno di centralina. Nel momento in cui voglio la gestione d'app, voglio fare gli scenari e tutto quanto, aggiungo il dispositivo sulla centralina e faccio tutta quella gestione lì. Cosa che con i dispositivi Z-Wave normalmente non posso fare, non posso abbinare un telecomando Nice a un dispositivo Z-Wave senza passare alla centralina. Però d'altro canto i dispositivi Z-Wave hanno un'ampissima personalizzazione nei parametri, nel senso che posso andare a decidere abbastanza, in modo abbastanza comodo, come configurare ingressi, come configurare uscite, che tipo di lavoro fanno, cioè classico relè, posso dargli l'ingresso pulsante, l'ingresso interruttore, l'ingresso monostabile, bistabile, insomma posso dire quanto dura la chiusura del contatto, posso metterlo in auto off, posso fare molte cose che non posso fare con i dispositivi BIDI. Dall'altro lato diciamo che se appunto devo abbinare un telecomando, invece in quel caso non posso. La comunicazione, sì, prego. Sì. Ho avuto modo di utilizzare già vicino a te, sì, se non sentono, che ha avuto già modo di utilizzare le TT2N, le TT2L, che sono quei dispositivi radio chiaramente Nice e quant'altro. È importante ricordare che i nuovi dispositivi sono questi BIDI, quindi vale la pena già di utilizzarli, anche perché costano uguale, tra l'altro fanno la stessa identica cosa, in più possono essere collegati chiaramente alla smart home, diciamo, quindi a Yubi in questo caso, e si possono fare delle cose supplementari, però possono essere utilizzati tranquillamente come si faceva prima, sono dei nuovi modulini fondamentalmente, quindi vale la pena traslare, ripeto, il costo è uguale, il collegamento è praticamente identico. Sì, ok, ok. Allora, qui abbiamo una piccola panoramica, ma penso che l'abbiate anche voi sul cataloghetto che vi è andato. Questi sono tutti i dispositivi BIDI, si riconoscono facilmente perché sono bianchi, mentre i dispositivi Z-Wave in genere sono neri. Nei vari dispositivi, ecco, cosa buona da sapere, è che abbiamo, oltre che gli attuatori, ovviamente abbiamo anche i sensori, quindi abbiamo sensori di movimento, luminosità, sensori di rilevamento CO, fumo, allagamento, insomma c'è una buona gamma. In più considerate che il protocollo Z-Wave è un protocollo universale, non è proprietario né di Fibro né di Nice, quindi se avete la necessità di un dispositivo particolare, faccio un esempio, Qubino, che serve, è un dispositivo ottimo per controllo dei carichi all'interno di una casa, da collegare a un sistema Z-Wave, potete tranquillamente abbinarlo, ok, a questa centralina, perché legge ovviamente tutto il protocollo Z-Wave.
Un'altra cosa molto interessante sono i pannelli di gestione. I pannelli di gestione che oggi andremo a vedere abbastanza al volo, però in modo spero più completo possibile, sono dei pannelli che ci vengono messi a disposizione per la gestione di cose un po' complesse, un po' più complesse di alzare o abbassare una tapparella o accendere o spegnere una luce, come ad esempio la gestione degli allarmi, la gestione di cronotermostati e ad esempio la gestione dell'irrigazione. È possibile, grazie a questo sistema qua, anche creare dei videocitofoni unendo insieme vari componenti, ad esempio una telecamera più un modulo relè che mi faccia aprire la serratura. Posso collegarci smart TV, casse audio, insomma il mondo Fibaro, Fibaro Nice è molto grande e oggi speriamo di farvi vedere tutto un po' nei dettagli. Allora, andiamo a vedere intanto la procedura di partenza. La facciamo tramite PC, perché qualcuno di voi saprà già che si può fare anche tramite cellulare questa procedura, però non mi sento, diciamo, di sconsigliarla, però è meglio imparare anche la procedura da PC, perché da PC è la procedura completa, quella da cellulare manca ancora di qualche parte, secondo me, utile. Allora, la centralina Yubi è questa qua, di base appena accesa si presenta con LED rosso acceso. LED rosso acceso vuol dire che fa una Wi-Fi, chiudo la presentazione, eccoci qua, crea una Wi-Fi che ha il suo stesso nome, quindi il suo numero di serie è questo qua e la Wi-Fi è questa. Normalmente si inserisce la password, essendo che oggi ci siamo già collegati stamattina, non ce la chiede, si collegherà in automatico. La password la trovate girando la centralina, qua sotto avete tutti i dati. Allora, una volta che ci dà connesso, si apre il nostro Google Chrome e si inserisce indirizzo IP della centralina, che di base è 4201. Per sapere che è questo c'è sempre scritto sotto, altrimenti potete usare il sito Find Fibaro. Non possiamo raggiungere perché siamo collegati, vabbè, giustamente siamo collegati alla sua Wi-Fi, lo useremo più tardi. Allora, ci vedo un po' male, perfetto. Allora, la schermata principale è questa, quindi da qua possiamo scegliere la lingua, ok, già in italiano, dobbiamo dargli ho capito e accetto, premere start, qui ci fa scegliere quale Z-Wave utilizzare, noi usiamo la vecchia cara 2.0 per non avere sorprese per ora, perché l'altra avete visto c'era scritto beta, quindi non si sa mai, magari c'è qualcosa. Allora, per questa centralina abbiamo solo la possibilità della connessione via Wi-Fi, quindi andiamo a premere il tasto Wi-Fi. Ecco, questa connessione non siete obbligati a farla alla prima accensione, la facciamo per vedere tutto il procedimento. In realtà voi potete anche collegarvi tramite la Wi-Fi che lui crea, mettervi su tutti i vostri moduli, programmare tutto quanto, andare dal cliente e collegare al Wi-Fi del cliente direttamente, ok? Ci colleghiamo alle metti guest, inseriamo la password. Adesso la centralina sta collegando, cioè la centralina si sta collegando alla Wi-Fi che poi mi darà l'accesso a internet. Adesso qui ci viene chiesto di inserire la posizione della centralina. Di solito è abbastanza automatico, ma senza perdere troppo tempo. Facciamo qua, giusto perché. Qua ci dice inserire data, ora e tutto quanto, ovviamente poi sarà tutto sincronizzato con internet, quindi ci interesserà anche poco. Accesso locale. Allora, qui la centralina ci chiede di dare un nome utente e una password con cui accedere in locale, quindi vuol dire quando andiamo a puntare la centralina, ok? Da un computer come in questo caso qua. Non è quella che ci verrà richiesta
sull'app, per capirci. Ci mettiamo una password più o meno complessa, come al solito, maiuscole, minuscole, lettere, numeri e simboli strani. E poi ci chiede di mettere un'email in caso perdessimo la password e dobbiamo farci mandare una nuova password su un'email. Ok? Allora, da qua possiamo decidere di collegare già la centralina al cloud. Anche qua si può saltare questa operazione se vogliamo poi farla fare al cliente, perché normalmente sarà lui che si collegherà al cloud, non noi. Noi la facciamo, così la vediamo. Allora, premere questo tasto ci rimanda direttamente al sito cloud di Fibaro. Ok? Qui facciamo l'accesso. Se non abbiamo mai fatto l'accesso, dobbiamo registrarci. Qui facciamo il nostro accesso. Fatto questo, la procedura ci compila già numero di serie e indirizzo MAC della centralina che vogliamo aggiungere in cloud. Quindi facciamo aggiungi. Ho verificato caso. Piacere. Perché l'avevamo già collegata stamattina e non l'avevamo mai scollegata. Quindi la vediamo già qua. Eccola. Noi premendo qua, volendo, andiamo direttamente alla procedura, vabbè, qua siamo ancora alla procedura iniziale, quindi finiamo questo, scusa, salta, e il dispositivo verrà riavviato, perfetto. Normalmente, allora, la sfortuna di oggi è che essendo che l'abbiamo già collegata stamattina non si vede bene la procedura, ma una volta collegata lì si dà aggiungi, si può aprire e collegarsi da remoto alla centralina utilizzando il cloud. Adesso gli diamo un attimo, vediamo che qua sotto ci dice che si è collegata e l'indirizzo IP sarà questo qui. Adesso teoricamente dovrebbe collegarsi già da sola al nuovo indirizzo IP. Un attimo solo. Ecco, quando la centralina è collegata il LED è verde fisso, se lo stavate chiedendo. Nel frattempo ci perdiamo un attimo a guardare il cloud, dai, così dissipiamo tutti i dubbi anche del cloud. Allora, il cloud si presenta così. Una volta che abbiamo fatto il nostro accesso, qui abbiamo la possibilità di fare il collegamento da remoto, che è la pagina che abbiamo visto prima. Da qua ci verrà fuori tutta la lista dei nostri home center e avremo la possibilità, come dicevamo, di aprire direttamente l'home center, oppure con questa freccetta possiamo andare ad aggiungere l'utente. Cosa significa? Ovviamente chiunque voglia collegarsi sulla app o comunque da remoto a questa centralina dovrà registrarsi sul sito cloud, ok? Quindi il vostro cliente, ma anche la moglie del cliente, se vorrà il suo account diviso da quello del marito, per dire il figlio e quant'altro. Quindi io vado qua, una volta che ho fatto la registrazione faccio aggiungi utente, scrivo qui l'indirizzo mail con cui si è registrato, al mio utente arriva un invito via mail con il classico link da premi qua il link per accettare l'invito, preme il link e lui può in quel momento accedere come utente alla mia centralina. Dico come utente perché poi andremo a vedere che la centralina differenzia l'admin dagli utenti e vi spiegherò anche perché, insomma, tutto a suo tempo. Nel frattempo lei sta ripartendo. Come possiamo vedere, ha già cambiato l'indirizzo IP sul nuovo IP che ha preso una volta collegato alla Wi-Fi e adesso in teoria dovrebbe funzionare, male che vada, non succedesse. Andiamo a find Fibaro. Se non la troviamo più, andiamo su questo comodo sito
che mi dice tutte le centraline Fibaro che trova nella rete in cui siamo, ok? Questo è il nostro home center 3 e questa è questa centralina che abbiamo qua. Eccoci qua. Allora, qui facciamo il collegamento con i dati che abbiamo dato prima, quelli locali. E entriamo nella pagina principale. Scusate, per qualche motivo mi si è spostato in inglese. Ok.